tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, una nuova avventura all'insegna della pace, della spensieratezza e della libertà sta per iniziare. Benvenuti in Giamaica! La Giamaica è uno stato insulare situato nel Mar dei Caraibi. Si trova vicino Cuba, Haiti e la Repubblica Dominicana. La sua capitale è Kingston ed io proprio qui inizio la mia esplorazione. Kingston è la città principale della Giamaica, nonché porto turistico. Si trova sulla costa sud-orientale dell'isola ed ha poco più di 1 milione di abitanti. L'ho raggiunta tramite un volo Delta, Roma-Atlanta, Atlanta-Kingston. Sono arrivato ieri notte e mi sento un po' spaesato. Devo abituarmi al fuso orario che, rispetto all'Italia, siamo a meno 7. Ho girato un po' per la città cercando un primo approccio con la popolazione locale. Alcuni erano curiosi ed altri un po' meno. Il centro urbano non mi ha entusiasmato più di tanto. L'unica zona più interessante è stata Downtown. Downtown è la parte più antica di Kingston. Qui sono presenti la maggior parte degli edifici coloniali. La Giamaica prima faceva parte del Regno Unito. Ha ottenuto la sua indipendenza nel 1962. Nel centro storico stanno cercando di migliorare la situazione perché purtroppo non gira una bella voce per quanto riguarda la sicurezza. Come vedete hanno riempito i muri di murales colorati. La Giamaica, si sa, è una meta turistica, ma a nessuno viene in mente di visitare la sua capitale, considerata una delle più pericolose al mondo. Io come sempre non credo a queste classifiche, quindi ho deciso di perdermi tra i suoi vicoletti e vivere al massimo l'esperienza. Questo è un classico negozio di alimentari, guardate qui, per capire quanto è sicura la città. Molte persone associano questa terra ad un grande artista, Bob Marley, che ha contribuito a diffondere e a far conoscere in tutto il mondo uno stile di vita identificato con la musica reggae. Sinceramente non sono un suo grande fan, ma ho apprezzato tanto l'obiettivo che avevano e che hanno tuttora le sue canzoni. La maggior parte dei suoi testi è dedicata alla lotta contro l'oppressione politica e razziale e all'unificazione dei popoli di colore. Qui sono a Trench Town, il quartiere dove è cresciuto Bob Marley. Qui ha passato la sua intera giovinezza. Purtroppo in passato il quartiere è stato spesso oggetto di guerra per via dell'estorsione, della corruzione politica, del narcotraffico, facendo ottenere a Kingston il triste primato come città più pericolosa al mondo. Un triste passato che però piano piano sta migliorando. Sono sicuro che la Giamaica ha tanto da offrire. I giornali e i media hanno parlato tantissimo di questo quartiere, ma solo in modo negativo. E mentre camminavo tra le sue stradine colorate mi sono chiesto, sarà realmente così? What's your name? My name is Michelle. Do you live here in French Town? Yes, I do. Do you like to live here? Yes, it's French Town is it's good place. It's just that sometimes they're going war. In the past was a bit different, but it is still good. I am living here. It's just that certain things you have to learn to know not to do, what to do and what not to do. You live here in Trench Town? Yeah. Do you like to live here? Well, I have to live here. I love here because, you know, I have my kids here, my wife here, and so I have to live here.
Hello. Hello. Don't say I'm bothering you, right. But I'm asking if you could buy the baby something to eat. Please, I'm asking. Is your baby? Yes. I don't have anything to give her. Thank you very much. Do you live here? Yes, I live here, right in there. Can I see your house? Yeah, hey, can I go and look? È incredibile, vive qui. Questo è un tavolo per la cucina, questa è la cucina e questi sono i letti. Tutto sommato ho capito che a Trenchtown non la passano nel migliore dei modi, ma nonostante ciò sono felici e vivono serenamente nel loro mondo. Era ormai tempo di proseguire l'esplorazione, così ho preso a volo il primo taxi disponibile. Il conducente è stato molto gentile, tra una canzone e l'altra mi ha anche dato tanti consigli e mi ha introdotto a quella che è stata la prossima tappa. Bob Marley a legend man, Bob Marley a icon man. Yeah man, I will king that man. King of reggae. Straight. Here, one love. Yeah man. Bless up Jamaica. Yeah man, one love. One love è quello che ripetevano costantemente i giamaicani come saluto, un'espressione generata da un brano di Bob Marley che indica la fratellanza universale tra tutti gli esseri umani, a prescindere da sesso, razza e credo. Per capire meglio la storia dell'icona del reggae, mi sono fatto accompagnare nei luoghi della sua ex residenza, sulla Hope Road di Kingston. In questa casa ha vissuto gli ultimi anni della sua vita Bob Marley. Adesso gli hanno creato un museo. La guida ci ha spiegato tutto, ma non è stato possibile filmare. Un vero e proprio pellegrinaggio musicale per gli appassionati. Dopo la visita, sempre con un taxi, sono andato a Hellshire Beach, una località balneare poco fuori città. I suoi abitanti erano curiosi della mia presenza, abbiamo interagito un po', ho pubblicizzato il canale YouTube e ad un certo punto ho anche ricevuto degli apprezzamenti. What's your name? Salvatore from Italy. Ah? Salvatore from Italy. Well, I like you. You like me? Yes. Hellshire Beach, ragazzi, è una delle spiagge più belle nei dintorni di Kingston. Si percepisce una bella atmosfera. La zona è conosciuta per via delle bancarelle di cibo che si trovano praticamente sull'acqua. Oggi non ho pranzato, quindi mi sa che è arrivata l'ora giusta. Wait a minute, everyone. I should go to Ocho Rios. Where I can go? Quanto è bello viaggiare così! Ogni volta che prendo i taxi collettivi super affollati tra le persone locali mi chiedo sempre chissà cosa pensano di me che sto filmando in situazioni del genere. Per i prossimi 4 giorni sarà il mezzo di trasporto primario che mi porterà a scoprire le principali attrazioni di questo affascinante paese. La prima tappa è Ocho Rios, un ex villaggio di pescatori, diventato turistico per via delle sue spiagge tropicali, il porto dove approdano le grandi navi da crociera e la natura incontaminata dei suoi dintorni. Ma guardate che colori! Wow! Ocho Rios è un'importantissima meta turistica per la Giamaica. Si trova sulla costa nord dell'isola ed è famosa per gli sport acquatici, ma in particolare per un'escursione.
sto parlando della salita alle cascate del fiume Dun, nascoste tra la fitta vegetazione tropicale. Le cascate sono alte 55 metri, sono lunghe 180. La cosa particolare, oltre alla natura lussureggiante che la circonda, è che si possono scalare in completa autonomia, con un po' d'attenzione. Infatti ho comprato delle scarpe adatte perché le rocce sono abbastanza scivolose. È stata una bella esperienza, molto divertente. L'unico punto negativo è che è sempre strapiena di turisti. Bisogna essere fortunati a trovare un piccolo angoletto dove rilassarsi un po'. Mal che vada, comunque avrete il Mar dei Caraibi che saprà consolarvi. Ma le bellezze naturali non sono finite qui. Welcome. Vi presento la Blue Hole. Yeah man, Blue Hole. Blue Hole. La Blue Hole è un'altra attrazione di Ocho Rios. Il nome dice tutto. Un grande buco blu in cui tuffarsi senza paura. Un bel tuffo in quell'acqua fresca ci stava tutto, e come se non bastasse mi sono fatto accompagnare nella spiaggia più vicina, Reggae Beach. Guardate che spettacolo, tutta per me. Dopo varie ore trascorse in quel mare così celeste, era arrivato il momento di raggiungere Ocho Rios. Così ho chiesto un passaggio ad un ragazzo molto gentile che ho scoperto essere un artista. Gatto, 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 come together. Yeah, man, unity strength. Hello. My name is Bill Reeves. Bill Reeves è un cantante. Adesso ci farà ascoltare un po' la sua voce. Ok, sing for us. Woman for your love, there ain't no cure. You got me coming, coming back for more. Woman for your love, there ain't no cure. You got me. Lungo il cammino ci siamo anche fermati in un tipico bar. Ci tenevo a farmi assaggiare il fish e bammy giamaicano, un panino fritto fatto di yuca, inzuppato nel latte di cocco e farcito di pesce, cipolla e spezie varie. Buonissimo! Questa notte dormirò nel cuore della natura. What's your name, my friend? Sam. Lui è Sam, sta portando la mia tenda. Okay. E where are we going? We're going to the campsite to overlook the entire part of Ocho Rios. Sono l'unico ospite per questa notte, quindi abbiamo un grande spazio a disposizione. Dobbiamo scegliere quello giusto. What's the best place for you? You have there. It's closer to the bathroom. You can access the fireside. And you have here as well. Buongiorno! This is the road where Usain Bolt run, school, really? Home, yeah man. Un
Un nuovo giorno in Giamaica inizia così, col sorriso e l'allegria. Dopo vari taxi collettivi sono riuscito a raggiungere in tempo la prossima tappa. Dunque, ho raggiunto Martha Bray e quello che vedete è l'omonimo fiume, lungo 32 km. La cosa particolare è che lo si può percorrere con delle zattere di bambù. Il tour in zattera, a mio parere, è stata l'escursione più bella e appagante del viaggio. Mi trovavo in un contesto naturale unico, dove non esistevano altri rumori al di fuori di quelli offerti da madre natura. La zattera scivolava lentamente lungo il fiume e ad un certo punto il capitano mi ha anche concesso il privilegio di dirigere l'imbarcazione. Good captain. I'm a good captain, like you. Luogo incontaminato, tutto verde. Avete visto che colori vivi? La navigazione è durata più o meno un'ora, dopodiché ho trascorso tutto il pomeriggio in totale relax su una spiaggia nelle vicinanze. Ho stretto amicizia anche con delle persone locali che passano ogni giorno parte della giornata a divertirsi così. Proprio qui, sulla foce del fiume Martha Bray, esiste un fenomeno naturale spettacolare, unico, conosciuto come la bioluminescenza. Siete curiosi? Hello, Captain! La bioluminescenza è un fenomeno per cui organismi viventi emettono luce attraverso particolari reazioni chimiche. In questa baia, dove l'acqua dolce incontra quella salata, vivono milioni di microorganismi che, se vengono scossi, emettono un colore blu pazzesco. Ok. Purtroppo la telecamera col buio non è riuscita a catturare la stessa luminosità che hanno visto i miei occhi, ma vi assicuro che è stata un'esperienza unica, emozionante, da provare almeno una volta nella vita. Ragazzi, buongiorno così, dalla spiaggia più bella della Giamaica. Si tratta della Seven Mile Beach di Negril, 7 miglia di spiaggia bianchissima con un mare color che non so descrivere, fate voi. Questa è anche la zona più lussuosa e più turistica dell'isola, è piena di resort che ho raggiunto sempre tramite taxi collettivi. Questo secondo me è il modo più economico per muoversi all'interno del paese. Pensate che una tratta Montego Bay Negril di circa 80 km con un taxi normale mi hanno chiesto $80, circa 80 euro. Invece con un taxi collettivo ho pagato poco meno di 5 euro. Quest'ultimo giorno me lo sono goduto al massimo. Tra un tuffo e l'altro pensavo ai giorni passati e alle persone incontrate. Mi ha colpito tanto il loro modo di affrontare la vita, sempre con calma e serenità.
What do you sell, my friend? Marijuana. Marijuana? I marijuana and aloe vera. Marijuana. Ma in quale altra parte del mondo trovate un venditore ambulante che vuole vendervi marijuana su una spiaggia in totale libertà? Certe cose possono capitare solo qui in Giamaica. Ed infine, per concludere nel migliore dei modi l'avventura, ho aspettato il tramonto al Rick's Bar, uno dei bar più famosi al mondo, situato su una scogliera a picco sul Mar dei Caraibi. Amici viaggiatori, l'avventura in Giamaica finisce qui, sulla spiaggia di Montego Bay. Che dire, sono contento delle esperienze vissute in questa terra felice. La cultura giamaicana è unica nel suo genere. Ho conosciuto tantissime persone, anche lontano dai classici circuiti turistici, e quello che ho percepito è uno stile di vita basato sulle cose semplici. Alla base di tutto c'è la musica che contagia le persone di allegria. Ci saranno sicuramente tanti problemi anche qui, ma lo spirito di leggerezza delle persone locali supera ogni cosa. Spero che il video vi sia piaciuto. Se così fosse, lasciate un like, commentate, condividete. Io vi saluto perché tra poco ho un volo che mi porterà verso una nuova destinazione. Ci vediamo quindi prestissimo per la prossima avventura. Ciao!